a Green Energy Expo con Julca Collevecchio, responsabile del settore idroelettrico in Aper. Oggi siamo qui per parlare di un di una roadmap per l'idroelettrico. Di che cosa si tratta? Allora, StreamMap è un progetto cofinanziato dall'Intelligent Energy for Europe e ha come capofila ESHA, che è l'associazione europea del piccolo idroelettrico. Diciamo che il cuore del progetto è raccogliere dei dati in un database che raccolga tutte le informazioni del settore idroelettrico tutto, ma soprattutto del mini, relativamente all'energia, quindi il settore energetico, stato attuale e prospettive future, al mercato, quindi quelli che sono i costi dell'installazione dell'impianto, i costi di manutenzione e gestione di un impianto, a quello che è l'indotto, quindi tutte le persone che lavorano in questo campo, che non sono solo i produttori, ma sono anche, non so, gli avvocati piuttosto che gli ambientalisti, così, e una terza parte che si occupa di policy, cioè quelle che sono le politiche incentivanti, le leggi, e questo database coprirà tutti e 27 i paesi europei, quindi uno strumento molto importante che ci servirà come base per poi scrivere una roadmap vera e propria, cioè a partire dalla conoscenza cercare di tracciare quello che sarà il profilo e il contributo del piccolo idroelettrico in vista degli obiettivi al 2020. Da questo punto di vista il nostro paese può giocare un ruolo importante? Assolutamente, perché il nostro paese, per quanto riguarda il piccolo idroelettrico, è il primo in Europa, quindi siamo sicuramente capofila in questo. Bene. Le nuove nomine che riguardano il governo, in particolare il Ministero dell'Ambiente, offrono secondo lei garanzie perché si possa continuare a lavorare in modo positivo sulle rinnovabili? Speriamo di sì, nel senso che le prime dichiarazioni sicuramente vanno in quella direzione, quindi anche il settore delle rinnovabili sembra un settore importante, quindi speriamo che si ricordino di noi.